Buonasera a tutte e tutti. Io sono Giuditta Pellegrini, sono una giornalista ambientale, scrivo per Terra Nuova e Il Manifesto e in particolare mi occupo di movimenti dal basso perché mi piace molto raccontare anche le esperienze positive che si fanno in Italia su quello che potrebbe essere un cambio di paradigma, diciamo, nel modo in cui viviamo. Quindi sono molto felice e onorata di essere stasera qui a partecipare a questa presentazione di questo importante lavoro della rete Sostenibilità e Salute. E sappiamo tutti che siamo in un momento storico molto, molto intenso, molto particolare, in cui abbiamo delle sfide molto grandi come genere umano da affrontare, come appunto quella della crisi climatica e della perdita di biodiversità a cui sta facendo fronte il nostro pianeta. Sono cose che ovviamente ci toccano molto, in maniera molto importante anche nella nostra vita e che quindi necessitano veramente di una rilettura del nostro modo di vivere. E quindi credo che il lavoro che fa la Rete Sostenibilità e Salute è molto importante perché è composta questa rete da tante associazioni che lavorano, molto diverse anche tra di loro, che però lavorano tutte per un'idea di salute più allargata. E questo secondo me è molto importante perché abbiamo un po' perso questa visione integrata, una visione di insieme, diciamo, dei processi naturali, che è un po' quella che avevano anche i contadini, no? Tradizionali, e che permetteva per esempio al contadino di conoscere i processi naturali e di averne cura. Quindi io credo che sia molto importante lavorare su questa cosa, non solo a livello proprio biologico, ma anche a livello di immaginario collettivo. Il nostro immaginario è anche molto inquinato e quindi il lavoro che dobbiamo fare deve partire secondo me da lì. Quindi io chiedo a Jean-Louis Aillon un po' se ci può raccontare come è nata la rete Sostenibilità e Salute e anche un po' il rapporto con movimenti come quello sulla decrescita felice. Grazie. Io mi presento brevemente, sono un medico psicoterapeuta dell'Eriano, sto studiando un dottorato in antropologia medica. Allora, il Lancet ci racconta che i cambiamenti climatici saranno la principale minaccia per la salute di questo secolo. 13 milioni di morti legate a cause ambientali ogni anno. Ecco, io credo che 6 anni fa, nel 2014, nel 2013, quando il Movimento per la Decrescita Felice lanciò un grido, come dire, di fronte a questo allarme, che cosa facciamo? Credo che vi fosse già una sorta di consapevolezza, ancora in germoglio, ed è da lì che ci siamo detti, che ci siamo incontrati, nelle varie realtà, ognuno con la sua specificità, e abbiamo risposto a questa chiamata. È emersa subito la consapevolezza che di fronte a una grande sfida come quella dei cambiamenti climatici, come delle disuguaglianze che dagli anni 70 aumentano vertiginosamente, non si può riuscire se non insieme, facendo fronte comune e anche tentando, come dire, di cambiare le regole del gioco, del sistema. Noi siamo un Titanic che va verso i limiti dello sviluppo, verso un iceberg, e poco serve, come dire, aumentare la durezza dello scafo, le scialuppe, bisogna fare un'inversione di rotta. E questa è la consapevolezza che ha animato la rete ed è il legame intimo e interdipendente che c'è appunto fra salute, sostenibilità e equità. La rete comprende attualmente 27 associazioni, dalle più svariate. C'è chi si occupa principalmente di salute, Slow Medicine, chi si occupa di salute da tanto tempo, psichiatria democratica, medicina democratica, chi si occupa di determinanti sociali come il CSI di Bologna, ISDE, Ambiente, Arte e Medicina, Rete Auto Mediterranea per la Salute e quindi Cultura, ma anche tutta una serie di realtà che lavorano proprio sulla società, tra cui anche appunto il Movimento per la Decrescita Felice, Italia che Cambia, ci sono qui esponenti in sala, piuttosto che Vivere Sostenibile, quindi giornalisti. Ecco, insieme abbiamo discusso e anche non poco per provare a capire ciò che ci univa, perché ciò che ci
non ci univa anche, era presente, se avessimo cominciato lì non saremmo qua. Però abbiamo creduto che ci fosse questo nocciolo comune e un po' la premessa di questo documento fondativo, la Carta di Bologna, dice un po' questo. E dice che questo modello di sviluppo fondato su una crescita illimitata e indiscriminata non è sostenibile, né dal punto di vista economico, ambientale, sociale, ma soprattutto dal punto di vista della salute, nel senso che non è in grado di tutelare la salute delle generazioni presenti insieme a quelle future. E che quindi, se davvero vogliamo tentare questa impresa ardua di proteggere, tutelare e promuovere la salute a 360 gradi, è necessario andare oltre, costruire un modello culturale, economico e sociale alternativo, non basato sulla crescita economica fine a se stessa. Allora, quello della decrescita è uno degli esempi, la rete non lo ha mai fatto suo esplicitamente, ma c'è un'ispirazione, ne parliamo anche. Che cosa ha fatto la rete in questi anni? Diciamo che noi abbiamo cercato di rivolgerci non solo agli operatori sanitari, ma in primis anche ai cittadini e al mondo della politica, a tutti quegli attori che fanno la salute sul territorio, a partire dalla conferenza, che è stata questa conferenza in Parlamento, che era proprio cittadini, associazioni e politica a confronto. E portando avanti una sensibilizzazione, azioni di formazione, delle proposte di legge anche in Parlamento, per esempio il Sunshine Act, così come dei progetti anche concreti dal basso. Diciamo, più che altro, quello che siamo riusciti a fare in questi 6 anni è un'azione di advocacy tramite una serie di documenti che ci hanno visto più o meno venire ogni 4 mesi, discutere, mettere insieme questa biodiversità e coagularne una sintesi, spesso anche sintetica, quindi leggibile da non solo degli addetti al lavoro, per riuscire a mettere dei semi di futuro differenti nel mondo. Abbiamo parlato di tante cose, del TTIP, maternità, nascita, vaccini, fondi sanitari integrativi, abbiamo proposto un programma per le politiche alternative, salute mentale, appropriatezza, sistemi sanitari sostenibili e infine un manifesto sulla scienza in risposta a Burioni, e a breve uscirà un documento su infanzia e bambini e psicofarmaci. Diciamo che a me ricordava un po' la nascita della rete Friday for Future, nel senso che la consapevolezza che ha spinto Greta ad andare in piazza è un po' quella che ha guidato la risposta di tutte queste associazioni che si sono presentate e hanno fatto qualcosa rispetto a questa indeterminatezza nel nostro futuro. E credo che una grossa ricchezza che si è creata è stata proprio quella di mettere insieme anche forse 2 diverse generazioni, e qua in parte no, c'è la generazione mia, ventenni, trentenni, e quella dei nostri padri, non biologici, e la nostra passione, i nostri sogni, il nostro slancio utopico con quello, no, di chi magari l'aveva già ricercata nel 68, la sua utopia, che poi passando per questo periodo di bonaccia però si è rimesso a rincorrere questa stella all'orizzonte.